Il prossimo anno il progetto europeo compierà 60 anni e non sarà un bel compleanno. In molti paesi la fiducia nel progetto è ai minimi storici. La nostra Unione sta vivendo una grave crisi. Noi meritiamo di più. Meritiamo un'Europa che ci protegga. Un'Europa che preservi il modo di vivere europeo. Che dia forza a tutti i suoi cittadini. Un'Europa che ci difenda. Un'Europa che si assuma le proprie responsabilità. I nostri padri hanno creduto nell'Europa perché credono nel valore della stabilità, nei diritti dei lavoratori e nel progresso sociale. Oggi tutti dobbiamo costruire un'Europa che dia forza ai cittadini e alla nostra economia. Oggi scegliamo il digitale perché non possiamo e non vogliamo accettare che la generazione del nuovo millennio, dopo 70 anni, sia la prima generazione più povera dei propri genitori. Voglio assistere alla creazione di reti di telecomunicazioni su scala continentale. Servizi digitali che attraversino le frontiere e alla nascita di start-up europee innovative. Vogliamo che ciascun consumatore abbia le migliori occasioni e che ciascuna impresa possa accedere ad un mercato più esteso ovunque si trovi in Europa. Vogliamo una società in cui tutti i cittadini possano disporre degli strumenti necessari per poter sfruttare le opportunità offerte dalla rete. E che possano dialogare con una pubblica amministrazione pronta per l'e-government. Le tecnologie digitali non hanno confini e se sfrutteremo le loro potenzialità, noi cittadini europei useremo i cellulari senza roaming. Avremo accesso a servizi, film, musica ed eventi sportivi sui nostri dispositivi elettronici, ovunque siamo in Europa. Così daremo forza ai nostri artisti e ai nostri creativi, perché l'arte e la creatività sono il nostro fiore all'occhiello. Non possiamo e non vogliamo accettare che l'Europa sia e rimanga il continente della disoccupazione giovanile. La connettività deve essere un beneficio per tutti. Un anno fa la Presidenza europea ha promesso di fare del mercato unico digitale una priorità. Oggi una promessa viene mantenuta. Una strategia, tre pilastri, 16 iniziative. Questa promessa lancia il mercato unico europeo nell'era digitale, con iniziative interconnesse che si rafforzano reciprocamente. Il primo pilastro promuove l'accesso ai beni e ai servizi digitali in tutta Europa. Una migliore e più rapida protezione dei consumatori. L'analisi dei problemi relativi alla concorrenza. Il secondo pilastro rafforza la fiducia nei servizi digitali e propone una collaborazione con l'industria informatica per la protezione dei dati personali. Il terzo pilastro valorizza il potenziale di crescita dell'economia digitale e propone un'iniziativa europea per il libero flusso dei dati. La strategia è il nostro punto di partenza, non la nostra meta. Avete delle idee innovative? Volete saperne di più? La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sapienza Università di Roma. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Vi aspettano presso i loro centri di documentazione europea.